Ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura la cronaca giudiziaria ha continuato a recarsi al Ruggi nonostante la misura interdittiva imposta dalla Procura di Salerno. E così questa mattina è scattato un nuovo provvedimento per il primario di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, il dottor Enrico Coscioni, dopo la sospensione dell'attività del medico. Divieto di dimora, questa volta non potrà restare a Salerno. Il primo servizio. Allontanato dal comune di Salerno con divieto di dimora e di conseguenza impossibilitato a recarsi anche all'ospedale Ruggi dove svolgeva il ruolo di primario, c'è un aggravamento della misura cautelare per il dottor Enrico Coscioni, direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione questa mattina all'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Salerno, disposta dal GIP del Tribunale Ordinario su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli nei confronti di Enrico Coscioni, primario di cardiochirurgia, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Salerno sulla morte di un paziente in seguito ad un intervento chirurgico. Nonostante l'interdizione, il dottore avrebbe di fatto continuato a gestire il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Salerno. L'ordinanza è stata disposta in aggravamento e in cumulo alla precedente misura interdittiva del divieto di esercizio della professione medica e delle attività ad essa inerenti, alla quale il dottore Coscioni era stato sottoposto il 6 marzo scorso, e unitamente ad altri componenti dell'equipe cardiochirurgica da lui presieduta, in relazione alla vicenda concernente il decesso di un paziente, il signor Umberto Maddolo, in occasione di un intervento chirurgico di sostituzione valvolare, cui era stato sottoposto il 20 dicembre del 2021 presso il reparto di cardiochirurgia, nonché alle connesse omissioni del report cardiochirurgico aventi ad oggetto l'intervento eseguito sul paziente. In particolare, secondo la ricostruzione prospettata dalla procura e condivisa dal giudice per le indagini preliminari, Coscioni ha continuato, dopo l'applicazione della misura interdittiva, a gestire di fatto il reparto di cardiochirurgia della struttura ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, impartendo regolarmente disposizioni in ordine alla gestione dei pazienti, determinando il ricovero di pazienti dal pronto soccorso al reparto da lui stesso diretto, attivando medici e personale sanitario, fornendo consulenze a colleghi in ordine alle terapie che dovevano essere seguite sui pazienti, esercitando così la professione medica nonostante le inibizioni e le attività ad essa inerenti, tra cui quella di natura amministrativa, violando sistematicamente le prescrizioni che erano state imposte con la misura interdittiva. Il provvedimento della Procura di Salerno nei confronti del dottore Coscioni conferma la situazione anomala che si è creata a Ruggi e che abbiamo più volte denunciato pubblicamente. Così Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, sul divieto di dimora per il cardiologo di Salerno, sospeso lo scorso marzo dal suo incarico all'ospedale e successivamente, dopo provvedimento del governo, dall'Agenas. Ovviamente non mi esprimo sull'operato della magistratura e ripeto che le decisioni spettano ai giudici, ha dichiarato Tommasetti. C'è però da fare una riflessione su quanto accade a Ruggi, dove secondo la ricostruzione della Procura di Salerno, Coscioni avrebbe continuato ad influire sulla gestione del reparto di cardiochirurgia e quindi ad esercitare la professione malgrado la precedente sospensione e la misura interdittiva a cui era sottoposto. Se fosse confermato sarebbe molto grave, ci sarebbe da chiedersi come tutto ciò possa accadere in una struttura pubblica e perché non sia intervenuta la direzione strategica dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno. E la vicenda giudiziaria che coinvolge Enrico Coscioni, direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia del Ruggi, ha scosso profondamente l'ambiente medico ed istituzionale. Il dottore Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto sanitario e politiche sociali dell'UDC, è già primario del reparto di gravidanze a rischio del Ruggi. In una nota scrive: "Non posso nascondere la mia indignazione riguardo al comportamento del collega Coscioni.
Coscioni. In passato lo abbiamo difeso per solidarietà tra colleghi, ha dichiarato Polichetti, ma oggi non posso che esprimere profondo sdegno. Il comportamento di Enrico Coscioni è inaccettabile, soprattutto in un contesto delicato quale quello della sanità pubblica, dove la fiducia e il rispetto delle regole sono fondamentali per la tutela dei pazienti. Il dottore Polichetti si aspetta ora che l'Ordine dei Medici prenda provvedimenti seri in merito a quanto accaduto. Alla vigilia della festa del Santo Patrono della città, San Matteo, che ricorre sabato 21 settembre, domani il primo tratto del corso Vittorio Emanuele, ristrutturato, compreso tra via Santi Martiri e via Diaz, sarà riaperto. La prossima settimana si provvederà al completamento integrale dei lavori come da progetto. Intanto continuano le riunioni operative per definire il percorso dei festeggiamenti per il Santo Patrono, tra ordinanze e divieti che devono garantire sicurezza, viabilità e consentire il passaggio della processione dei fedeli senza intralci. Sentiamo. È corsa contro il tempo, inteso sia come ore che avvicinano i salernitani ai festeggiamenti per San Matteo, il Santo Patrono, ma anche come condizioni meteorologiche che stanno causando non pochi disagi per riaprire il tratto del corso Vittorio Emanuele, interessato già dai lavori di pavimentazione. Il Comune di Salerno ci tiene a mantenere la promessa e così ha annunciato l'apertura del primo lotto per domani mattina. Si tratta dell'area compresa tra via Santi Martiri Salernitani e via Diaz, dove già questa mattina sono state rimosse le transenne. Il Comune di Salerno ha deciso di riaprire il corso alla vigilia della festa di San Matteo, nonostante le avverse condizioni meteo delle ultime giornate abbiano impedito il completamento dell'arredo urbano. Mancano per esempio ancora alcune panchine ed alcune rifiniture. Soltanto la prossima settimana si potrà così provvedere al completamento integrale dei lavori come da progetto. Per intanto però anche questa mattina gli operai dell'impresa interessata erano al lavoro intensamente per completare il secondo lotto anche via Diaz, via dei Principati, che dovrà essere inaugurato prima di Luci d'Artista. Ma sono ore di intenso e febbrile lavoro per il Comune di Salerno anche per definire i dettagli del piano traffico in occasione di San Matteo e della processione che attraverserà il centro della città. Nel pomeriggio commissione di vigilanza in questura per definire i dettagli del piano traffico. Questa mattina l'ordinanza è stata accompagnata da momenti di fibrillazione per un errore legato al nuovo dispositivo di traffico che riguarda l'interruzione di via Martiri Salernitani. A differenza infatti degli anni precedenti, il nuovo dispositivo prevede la possibilità di percorrere via Diaz e via Nizza nel tratto dal trincerone ferroviario a Piazza Casalvola come valvola di sfogo per la chiusura del sottopasso. È la principale differenza rispetto allo scorso anno, ma per un errore nella prima ordinanza fatta circolare le strade erano state comunque chiuse al traffico, mentre resteranno soltanto vietate alla sosta. Ed ancora un incidente sul lavoro fatale successo ieri a Buccino, dove un operaio di origini straniere, marocchino ma residente a Battipaglia, di circa 40 anni, è morto dopo essere caduto dal ponteggio in un cantiere. L'uomo è stato trasportato in condizioni già critiche, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale di Battipaglia, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri di Eboli per chiarire la stabilità del ponteggio dal quale è precipitato il lavoratore e se siano state rispettate tutte le normative legate alla sicurezza. Torneranno in presidio domani mattina sotto Palazzo Sant'Agostino, nei pressi del Palazzo della Provincia di Salerno, gli studenti del Liceo Da Vinci di Salerno, che attendono ancora soluzioni alla carenza di aule che al momento li costringe ad utilizzare altri spazi dell'edificio di via Principessa Sigelgaita. Sentiamo.
Torneranno con un presidio di protesta sotto la sede dell'amministrazione provinciale di Salerno per sollecitare una soluzione gli studenti del liceo Da Vinci Galilei di Salerno che questa mattina hanno tenuto un'assemblea nel corso della quale sono state valutate una serie di decisioni in merito alla promessa non mantenuta. Si tratta della delibera che avrebbe fatto spazio all'interno dell'edificio di via Sichel Gaeta agli studenti che restano senza aule necessarie ad evitare una turnazione che, a partire dalle quinte e dall'inizio dell'anno scolastico, ha portato gli alunni per questi primi giorni di scuola ad effettuare le lezioni didattiche nell'aula magna, nel teatro, nei laboratori. Quella che sembrava una soluzione provvisoria si sta protraendo perché manca ancora il provvedimento che assegna agli studenti del Regina Margherita attualmente ospitati nell'edificio di via Sichel Gaeta le aule della Pirro nell'ex tribunale di sorveglianza. Da qui la decisione di sollecitare una soluzione con un nuovo presidio che si terrà domani mattina. Sì, la situazione è rimasta praticamente invariata. Noi ragazzi comunque stiamo continuando a fare lezioni in aula magna, in teatro, anche nei laboratori e in biblioteca. Ci stiamo alternando per dare l'opportunità comunque anche alle classi quinte di iniziare il percorso scolastico dovuto anche all'esame di fine corso e la situazione comunque non si è risolta anche dopo le varie promesse che ci sono state da parte della provincia, da parte del comune. Questa è la soluzione. Oggi siamo riuniti noi tutti quanti in un'assemblea straordinaria per vedere un po' come possiamo muoverci anche domani davanti alla provincia. Quindi pensate domani di attuare una nuova protesta sotto la sede dell'amministrazione provinciale? Sì, sì, questo sicuramente, perché noi già una volta siamo andati lì e non è servito perché nonostante ci abbiano fatto salire non hanno trovato delle soluzioni concrete prima dell'inizio della scuola. Noi ancora oggi siamo nella situazione, come ha detto Aurora, del 12 settembre, quindi stiamo in teatro, stiamo facendo le rotazioni, ma non è una cosa gestibile. Purtroppo non è la prima volta, anzi, che ci capitano queste situazioni spiacevoli con la provincia, perché noi tempo fa abbiamo anche avuto e ci hanno levato uno degli spazi più importanti di questo istituto, ovvero il Green Space, che è stato comprato da un privato per farci un parcheggio privato. Quindi non è la prima volta che la provincia, abbiamo dei disguidi con la provincia e per questo motivo appunto dobbiamo andare lì per tante cose vogliamo farci sentire. Noi non siamo dei ragazzi educati, quindi non andiamo lì per disturbare, ma vogliamo farci sentire, vogliamo essere presenti, ma per lottare per il nostro diritto allo studio, che è stato assolutamente violato in quest'ultimo periodo. Potenziata l'offerta vaccinale pediatrica nel territorio dell'ASL di Salerno. I pediatri di libera scelta potranno somministrare vaccini programmati, obbligatori o facoltativi secondo il piano vaccinale o i recuperi presso il proprio studio medico o presso i distretti sanitari di riferimento o in entrambe le sedi. A partire da oggi anche il distretto di Giffoni Valle Piana ha potenziato l'offerta vaccinale attivando ulteriori ambulatori. Due sabato al mese, rispettivamente uno a Giffoni e uno a Pontecagnano Faiano, ed altri due ambulatori infrasettimanali nelle stesse sedi, grazie alla disponibilità dei pediatri afferenti al distretto 68 dell'ASL di Salerno. L'attività vaccinale avverrà su prenotazione e calendario di inviti, con l'intento di garantire una prossimità del servizio, specie nelle aree a sud della provincia, dove ci sono maggiori difficoltà legate agli spostamenti. Si ricorda, inoltre, che dal 1 ottobre partirà anche la campagna vaccinale anti-influenzale per gli over 60 e per tutte le categorie in target per la vaccinazione. Ed ancora cronaca, è stata effettuata l'autopsia sul cadavere del 96enne di Vibonati, uno dei quattro anziani che sarebbero stati uccisi da Mario Eutizia, il 48enne badante napoletano, reo confesso di aver somministrato un mix letale di farmaci per non farli soffrire. Ora si attende la verità proprio dall'esito dell'autopsia. Sentiamo. Speriamo che l'autopsia possa smentire quanto dichiarato da Eutizia. È un momento molto doloroso per i familiari che avevano inconsapevolmente riposto fiducia in una persona del genere e lo avevano accolto nella propria abitazione.
Il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, come tutta la comunità locale, è in attesa di conoscere la verità sulla morte di Gerardo Chintemi, probabile vittima del badante killer. Il 96enne era deceduto lo scorso marzo in circostanze inizialmente classificate come morte naturale. Poi il caso è stato riaperto dopo le dichiarazioni di Mario Eutizia, il badante che si prendeva cura dell'anziano. Eutizia ha confessato ai carabinieri di aver somministrato dosi letali di sedativi antidolorifici a Chintemi per farlo smettere di soffrire. La Procura della Repubblica di Latina ha quindi disposto la riesumazione della salma avvenuta qualche giorno fa per consentire un'autopsia eseguita presso l'ospedale di Agropoli che potrebbe far luce sulle reali cause del decesso. L'esito dell'esame autoptico sarà dunque determinante per accertare la veridicità delle dichiarazioni del badante, che ha affermato di aver compiuto lo stesso gesto su altri 3 assistiti, i cui corpi tuttavia non potranno essere esaminati poiché cremati. Sì, diciamo che c'è una fase di forte shock, di forte commozione, perché sono notizie un po' allarmanti le dichiarazioni di Mario Eutizia, che ci auguriamo che possano non corrispondere al vero e quindi possa aver fatto un ulteriore colpo di teatro, l'ultimo colpo di teatro, perché secondo me per la famiglia potrebbe essere, oltre il danno, anche la beffa, cioè nel senso che hanno accolto in casa e hanno retribuito anche questa persona, l'hanno accolto bene. Gli hanno dato ospitalità e poi hanno ricevuto, diciamo, questo colpo fatale con la scomparsa di Gerardo Chintemi, che era una persona che sì, 95enne, ma che stava bene e poteva ancora vivere. Ecco, ma lei ha il ricordo di questo badante presente a Vibonati? Sì, io l'ho conosciuto perché sono molto legato alla famiglia, quindi l'ho conosciuto il giorno del lutto, diciamo, del funerale, era lì presente, è davvero una persona forse con qualche disturbo bipolare, perché era molto lucido, una persona affabile che si presentava anche bene, quindi era davvero difficile accorgersi di questo, diciamo, disturbo mentale, perché questo, di questo stiamo parlando. Cosa ha detto alla famiglia, sindaco? Ma ieri mattina abbiamo portato il mio conforto, quindi questa è la seconda volta, diciamo, la riesumazione è stata un po' come rivivere nuovamente l'evento luttuoso che era stato messo da parte. Quest'estate si era riaperta la ferita con queste dichiarazioni e ieri, diciamo, la riesumazione ha riaperto nuovamente uno squarcio nel cuore di queste persone. Attendiamo l'esito. Io mi auguro che non corrispondano al vero le dichiarazioni, quindi attendiamo in maniera fiduciosa gli esiti dell'autopsia. In un solo giorno la Polizia di Stato ha decurtato 150 punti complessivi dalle patenti. Su disposizione del questore di Salerno Giancarlo Conticchio, nella giornata di ieri un servizio da parte degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e della sezione della Polizia Stradale di Salerno hanno attuato un dispositivo di sicurezza congiunto per prevenire e contrastare le condotte di guida che incidono negativamente sulla sicurezza, causandone poi incidenti. Le pattuglie sono state impiegate sul lungomare Trieste e in generale nel centro città con lo scopo di verificare l'uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli. Così sono state controllate 26 persone, 25 veicoli, nel complesso sono state levate 46 sanzioni per un totale di 150 punti decurtati dalle patenti di guida dei contravventori. In poche ore sono stati sorpresi ben 23 conducenti che usavano lo smartphone mentre erano alla guida. Gli stessi hanno ricevuto le sanzioni previste dal codice della strada, pari a 165 euro per il pagamento in misura ridotta e la decurtazione di 5 punti. E ci spostiamo ora a Vallo della Lucania, dove torna alla guida della procura il procuratore Antonio Cantarella, ruolo rimasto scoperto dopo che il procuratore Antonio Ricci è stato trasferito a Napoli. Sentiamo. Antonio Cantarella torna alla Procura di Vallo della Lucania come procuratore capo facente funzioni in attesa della nomina del successore di Antonio Ricci. Ricci, ricordiamo, ha lasciato la guida della Procura di Vallo alcuni mesi fa per raggiungere il procuratore capo Nicola Gratteri a Napoli. Negli ultimi mesi il ruolo di procuratore capo a Vallo è stato ricoperto da Palumbo, anche lui poi trasferito ad altra sede. Con la nuova nomina temporanea di Cantarella, la Procura di Vallo vede il ritorno di un magistrato che ben conosce la realtà locale. Circa 25 anni fa Cantarella aveva già prestato servizio a Vallo come sostituto procuratore.
Cantarella guiderà la procura di Vallo per un periodo di 6 mesi, durante i quali collaborerà con i 2 sostituti attualmente in carica, Spedaliere e Pizzi. Sì, sono stato a Vallo fino al marzo del 2005, poi sono stato 19 anni e mezzo a Salerno, dove ancora in effetti sono in carico, perché io sono, svolgo le funzioni del procuratore a Vallo della Lucania, essendo stato applicato dal procuratore generale proprio ad hoc, diciamo. È piacevole ritornare, soprattutto in luoghi come questo, bellissimi, insomma io non c'ero mai stato, lo confesso, nonostante insomma i 6 anni e mezzo in cui sono stato a Vallo da sostituto. Ecco, che procura ha lasciato, che procura ritrova dopo tanti anni e soprattutto in che contesto territoriale così ritorna a lavorare? Allora, intanto sono passati 20 anni, penso si vedano, sono passati 19 anni e mezzo. Il contesto è ovviamente quello generale, vedo una, come posso dire, una maggiore tendenza alla inosservanza delle leggi, al non rispetto delle autorità, a volte quasi sempre ingiustificato. È un po' una tendenza alla delegittimazione, ecco, delle autorità, che ormai è più che ultra decennale. Quindi è peggiorata la situazione? La situazione a livello personale, umano, assolutamente no. Ho trovato un bell'ufficio avviato, rodato, un ufficio che lavora senza fronzoli, un ufficio fatto di magistrati e di personale amministrativo e di polizia giudiziaria che è ben centrato, ben sempre sul pezzo, insomma. Certo, si può sempre migliorare, le cose sono perfettibili, nulla è perfetto, quindi ci sarebbero delle cose da fare, ma questo richiede un programma più a lunga scadenza che al momento io non posso fare, perché non so poi quale sarà l'esito del concorso per il posto di procuratore. Ed ora, come di consueto, è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film La Scommessa, una notte in corsia, con Carlo Buccirosso, Nando Paone e Iari Gugliucci. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 21.30. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. I Granata guardano alla gara in trasferta di sabato a Reggio Emilia, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli, vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, equilibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D, vasta scelta di cerchi in lega, esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone, Firestone, Sieberling, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici, il passato, il presente, il futuro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo.
E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. La Salernitana prepara la gara di sabato a Reggio Emilia tra dubbi e certezze. Marcello deve decidere la composizione del tridente offensivo, ma ci sono anche altri ballottaggi aperti. La certezza è rappresentata dalla massiccia presenza di tifosi a seguito dei granati. La Salernitana si prepara alla trasferta di sabato a Reggio Emilia, per la quale non sarà disponibile Franco Tonghi, fermato da una lesione muscolare al soleo. Mancherà ancora all'appello pure Yaya Callon, che deve scontare ancora due delle quattro giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione nella gara con la Sampdoria. Martuscello recupera Soriano e Reina De Raid, che potranno dare più soluzioni in mediana e sulla tre quarti, anche se nessuno dei due è pronto per giocare dal primo minuto. Dovrebbe invece tornare titolare Giulio Maggiore, rientrato in campo già nel corso della ripresa contro il Pisa, dopo aver saltato tre partite per l'infortunio rimediato nel corso del riscaldamento del match del Druso contro il Sudtirol. Con l'ex Spezia in campo, Martuscello vorrà garantirsi più equilibrio e copertura sulla catena di sinistra, il cui terminale sarà l'olandese Braff. Dopo aver sempre messo piede in campo in corso d'opera, l'esterno di proprietà del Verona è il candidato forte a prendere il posto di Tonghi nel tridente, con Dalmonte pronto a subentrare e l'incognita Valencia. Il cileno è rimasto in Granata pur essendo stato messo sul mercato, e contro il Pisa è passato dall'essere stato sempre titolare alla tribuna. A Reggio Emilia sarà ancora così o Martuscello lo ripresenterà nei 23? L'altro dilemma è per la maglia di centravanti. Simi è entrato bene contro il Pisa e ha mandato chiari segnali al tecnico, che nel primo tempo della gara coi toscani ha schierato il promettente Vodarcic. Torregrossa pare ancora indietro dal punto di vista fisico, per cui il ballottaggio iniziale dovrebbe restringersi al nigeriano e al polacco. In difesa c'è abbondanza sulle fasce, mentre al centro Veltaus potrebbe insidiare Bron. La certezza è rappresentata dal dodicesimo uomo. Al Città del Tricolore la Salernitana sarà seguita da tantissimi tifosi. I biglietti a loro disposizione sono 4.700 e già più di 1.300 sono stati acquistati. Ritorna da oggi l'appuntamento con Amici Granata per la storica trasmissione di TV Oggi. Cambia l'orario, visto che andrà in onda dopo il TG il giovedì alle 13.50 e in replica in prima serata. Focus sul momento della Salernitana, con analisi tecniche approfondite sul prossimo impegno, anche con collegamenti esterni. Ci sarà spazio anche per le opinioni dei tifosi, che potranno interagire con lo studio durante la trasmissione Amici Granata. E ci occupiamo ora di basket. Oggi gara di andata di Eurocup per Battipaglia, che sfida le spagnole del Ferrol. Queste le dichiarazioni della vigilia di coach Serventi. Sentiamo. Sì, il Baxi Ferrol è una squadra molto organizzata, molto atletica ed esperta, che fa del ritmo la sua forza. Vanno velocissime, raddoppiano tutto campo, hanno giocatrici esperte, un sistema collaudato, hanno un allenatore che è lì da 4 anni, quindi hanno un sistema ben chiaro e definito. Noi siamo ancora un po' un cantiere in corso, perché abbiamo qualche defezione, qualche giocatrice infortunata, e siamo una squadra molto giovane, questo non dobbiamo mai scordarci. Per noi è la prima esperienza, le ragazze comunque ci tengono tanto e ci teniamo tutti. La società ha fatto il massimo per ottenere questa coppa, però dobbiamo sapere che giochiamo contro una squadra veramente, veramente molto esperta e forte. No, beh, le mie emozioni sono molto positive, sono molto contento di far parte, cioè di partecipare a questa coppa, però sappiamo che vogliamo fare bene. E con il basket si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, vi rimando alle prossime edizioni. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Vedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.